Ciao a tutte, avete dei pantaloni molto larghi in vita da stringere? Se avete solo un paio di centimetri da stringere, io vi consiglio di ridurre i fianchi. Altrimenti, se dovete stringere di parecchio la vita, io vi consiglio di farlo tagliando il pantalone dietro. Prendete il vostro pantalone e girate una gamba al rovescio, infilate l'altra dentro, facendo combaciare le cuciture delle due gambe lungo i fianchi. Stendete bene il pantalone su un ripiano. Ora prendete un pantalone che viva giusto in vita e piegatelo nello stesso modo. Dopodiché infilate questo secondo pantalone modello, diciamo, all'interno del vostro pantalone da stringere. State attenti di far combaciare le due cuciture dei fianchi. Ponete le quattro cuciture dei fianchi uno sopra l'altro lungo la stessa linea. Fateli combaciare bene. Stendendo bene i due pantaloni, prendete le misure e ponete degli spilli affinché il nuovo cavallo combaci col cavallo del pantalone modello. Una volta messi gli spilli, provate il vostro pantalone. Se gli spilli vanno bene, potete fare un primo punto semplice. Non tagliate il pantalone prima di averlo misurato. Io utilizzo questo metodo quando ho la vita molto larga, che non riesco a stringere solo attraverso i fianchi, ma quando la gamba comunque del pantalone mi va bene come larghezza. Controllate che la distanza delle tasche dalla cucitura centrale sia uguale. Ora procediamo con una prima cucitura di prova, facendo un punto diritto, magari anche largo, e poi proviamo nuovamente il pantalone. Se la cucitura va bene e il pantalone cade bene dietro, possiamo procedere ad una seconda cucitura con un punto diritto. E poi facciamo un punto zigzag per evitare che il tessuto si sfilacci. Se avete la taglia Gucci, potete fare questa seconda cucitura con questa. Procediamo quindi con una cucitura zigzag lungo tutta la linea. Solo a questo punto possiamo tagliare il tessuto in eccesso. Dal pezzo di tessuto in eccesso andiamo a ricavare il passante che andremo poi a cucire sul pantalone. Dobbiamo anche accorciare la lunghezza del pantalone. Quindi procedo così. Prima misuro di quant'è il risvolto interno, e in questo caso di 1,5 cm. Quindi misuro la distanza finita del pantalone, che naturalmente avete già provato con le scarpe, e da questa distanza finita aggiungete 1,5 cm per due. Fate una riga oppure ponete degli spilli dove volete tagliare il pantalone. Proseguite con il taglio. Prendete questo pezzo di stoffa e appoggiatelo sopra l'altra gamba in modo da tagliare le due gambe alla stessa lunghezza.
questo punto giriamo le due gambe sul rovescio e facciamo una prima piegatura di 1,5 cm. Quindi procediamo con una seconda piegatura. A questo punto mettiamo gli spilli tutto intorno alla circonferenza. Andiamo quindi a stirare il nostro pantalone. Possiamo adesso cucire il passante cercando di coprire appunto la cucitura centrale dietro. E cuciamo la prima parte sul rovescio del tessuto all'interno della vita e poi la seconda parte nella parte bassa, diciamo, del passante sulla parte diritta del tessuto, naturalmente rimanendo nella parte centrale. Passo 2-3 volte con un punto di dito sopra il passante perché questo potrebbe essere sollecitato poi dalla cintura. Non mi resta quindi che fare l'orlo dei pantaloni. Una volta che li avete stirati, fate un punto di dito tutto intorno alla circonferenza. Questo è un metodo semplice e veloce per ridurre la circonferenza dei pantaloni. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e scrivetemi anche che cosa vorreste che fosse realizzato. Ciao!